Namaste. Oggi facciamo una pratica yoga che fa parte delle pulizie, delle purificazioni e aiuta moltissimo l'intestino. Ricordati che le funzioni intestinali, soprattutto la peristalsi, è attivata moltissimo dagli esercizi addominali. Quindi tutti i video che ho fatto sugli addominali e anche quelli delle posizioni di forza, perché attivano il core e quindi la parte centrale del nostro corpo, aiutano anche le funzioni intestinali. Però questi esercizi specifici di pranayama potenti servono ancora anche per attivare ancora di più maggiormente queste funzioni. Allora, intanto considera sempre che si parte nello yoga in particolare dal trasverso dell'addome in espirazione. Il trasverso è il muscolo più profondo degli addominali, che sta sotto agli obliqui, sotto al retto addominale, e che è quello che avvolge le fasce interne, quindi tutti gli organi interni. Quando noi espiriamo in modo più forzato, in modo forzato, lo attiviamo, quindi tutte le volte che facciamo un'espirazione premendo all'interno l'ombelico, stiamo attivando il trasverso dell'addome. Adesso andremo a fare un Dhyana Bandha, che è un particolare stato di ritenzione a polmoni vuoti. Di solito si fa a polmoni vuoti, si può fare anche a pieno, però di solito si fa a vuoto, è più efficace, attraverso quindi una potente espirazione e ritenzione a vuoto, tirando in dentro l'ombelico, cioè risucchiandolo verso l'interno. È un po' particolare come respiro e come potenza, no, di banda, che questa chiusura, questo sigillo che porta la nostra vitalità a salire, e quindi ti consiglio di farlo con gradualità, ovviamente a stomaco vuoto, perché andiamo a risucchiare dentro l'ombelico, quindi pian pianino ti abituerai a fare questa posizione con calma e col tempo. Intanto ti faccio vedere la posizione ideale per farla. Possiamo farla anche nel gatto a terra, in quadrupedia, oppure anche in piedi, però la posizione in scarico sulle cosce è quella più comoda. Quindi da qua andrai a buttare fuori l'aria premendo dentro l'ombelico, trattieni un istante a polmoni vuoti e poi lascerai entrare l'aria. Quindi adesso soltanto qualche volta ci alleniamo solo in questo senso, cioè espira e inspira. E già questo è un bel allenamento. Ora il passaggio successivo per mantenere un Dhyana Bandha è quello di restare a polmoni vuoti un pochino, e mentre sei a vuoto, risucchiando l'ombelico all'interno, quindi tirerai il torace in avanti per sentire l'addome che rientra ancora di più, quindi l'intestino che viene proprio ben massaggiato. Quindi in pratica espiro e poi lascio rientrare l'aria alla fine, quindi espiro, tiro un po' in avanti il torace, ritorno a rilassare e lascio entrare l'aria. Faccio vedere un'altra volta, fallo al massimo per 3 volte, perché è molto attivante come pranayama. Poi ti lasci ciondolare un pochettino a testa in giù e risali pian pianino. Questo è molto potente per stimolare l'intestino. E adesso ne faremo un altro che si può fare in piedi, ma di solito si fa in una comoda posizione seduta, che è il Kapalabhati. Kapalabhati serve per
mandare l'energia verso l'alto, quindi verso la testa, per pulire la testa significa luce nel cranio, quindi porta luce nella testa, lucidità mentale e aiuta anche a dissolvere i mal di testa, le pesantezze, però parte sempre dall'addome. Quindi l'addome, famoso trasverso, fa tante piccole espirazioni potenti, l'inspirazione invece è spontanea, quindi mi focalizzo solo sull'espirazione. Sempre i respiri, pranayama, meglio farli attraverso il naso, a parte qualche caso specifico. Quindi anche adesso cercheremo di buttare fuori in modo repentino l'aria dalle narici. Se non ti viene, puoi farlo anche dalla bocca. Se ovviamente hai le narici otturate, puoi soffiare prima il naso. Se sono leggermente otturate, hai qualche leggero sintomo da raffreddore, può servire a aiutare questo pranayama a pulire anche di più le narici, quindi a fare anche passare un po' il raffreddore. Quindi da qua lo faccio vedere, atti respiratori anche un po' distanziati, poi lo puoi fare più o meno veloce in base al tuo grado di allenamento, ovviamente, e quindi regolati in base alle tue possibilità. Puoi tenere la mano per sentire se effettivamente durante l'espirazione l'addome si comprime all'interno, quindi il trasverso lavora. Ovviamente scegli tu quanti atti respiratori fare, non c'è un limite, dipende dalla tua capacità di allenamento. Se senti la testa che comincia a girare un po', vuol dire che hai iperossigenato troppo, magari hai inspirato oltre a espirare, invece l'inspiro deve essere piccolino, quel tanto che basta per la prossima espirazione, deve essere solo l'espira, la fase attiva, però non ti preoccupare, tutto avviene con un po' di allenamento e dopodiché rimani un istante in ascolto degli effetti residui, il respiro che è più o meno stirato, più lungo, presente, e la tua mente più consapevole. Puoi fare un'altra fase di Kapalabhati al tuo ritmo, atti respiratori distanziati o ravvicinati. Puoi semplicemente passare al respiro yogico quadrato, quindi quattro fasi. Inspiro, ritenzione, polmoni pieni, piccolina. Espiro e piccola ritenzione a polmoni vuoti. Per lasciare poi che il respiro si riapra all'esterno, così come il tuo essere si riapra alla vita, ringraziando anche di questa breve attenzione che hai dato al tuo corpo, al tuo respiro, alla tua vitalità interna, che in questo modo, attraverso il pranayama, puoi canalizzare molto meglio. Grazie. Namaste.